Finalmente la telenovela è finita. Paolo Dybala dal 30 giugno non sarà più un giocatore della Juventus. Io personalmente lo avevo previsto già un bel po' di mesi prima e sono anche abbastanza contento perché, con tutto il bene che ti voglio, Paolo, ma gli ultimi 2 anni sono stati davvero un inferno. Praticamente gli hai fatto la concorrenza spietata ad Aaron Ramsey per quanto riguarda le presenze nel J Medical. Per 2 anni noi non ti abbiamo praticamente visto. Per 3 anni consecutivi hai saltato gli ottavi di finale di Champions. E quindi praticamente da quell'infortunio maledetto che ti sei preso col Lione nell'agosto del 2020 in piena pandemia, quando Sarri ti buttò in campo per disperazione, da allora è stato un continuo giocare 2, 3, 4 partite e poi stare fuori 1 mese, 2 mesi e quant'altro. Ora sta a te, caro Paolo, decidi se vuoi rimanere, diciamo, nei nostri cuori, perché comunque al netto degli ultimi 2 anni, 6 anni, hai fatto 6 anni comunque di vittorie, di trionfi, di bei gol, di emozioni, quindi rimarrai comunque uno che fa parte della nostra storia. Ti basterà per conservare un bel ricordo andare all'estero o, vedi tu, in Italia, tranne che in una squadra. Se invece decidi di andare in quella squadra dove è andato il tuo ex allenatore Antonio Conte, allora, anzi no, mi sa che Conte non l'hai avuto, quindi non vi siete incontrati. Quindi vedi di non seguire quella strada perché altrimenti verrai trattato né più e né meno di come il parrucchino leccese. Cioè un traditore, perché puoi andare a prenderti i soldi da qualunque parte del mondo, tranne in quella squadra. Basta, non ti dico più niente. Per quanto riguarda la partita di ieri, c'è poco da dire, abbiamo fatto il nostro. Nel secondo tempo abbiamo anche, tra virgolette, mollato un po' perché le forze sono quelle che sono. Questa sosta arriva a puntino. In classifica, nessuna illusione di poter competere per lo scudetto. Certo è che la prossima giornata tra Juve, Inter e Atalanta-Napoli sarà una giornata decisiva per il campionato. Ne dovrebbe approfittare il Milan, che ospiterà, se non sbaglio, l'Udinese. No, ospita l'Empoli, se non sbaglio. Insomma, una squadra abbordabile e quindi farà punti su tutti, visto che ci sono due scontri diretti. Aumenterà il distacco e amen. Per me la Juve deve fare due cose: arrivare in quarta, terza, quello che è in carrozza, senza dover sudare, senza dover aspettare l'ultima giornata, e poi arrivare in finale di Coppa Italia e magari alzarla per proseguire la striscia di trofei vinti consecutivi. Sarebbero 11 anni e insomma, sfido altre squadre italiane a fare anche metà di questo percorso. Ci, diciamo, prepariamo ai 10 giorni decisivi della nazionale. Giovedì scendiamo in campo con la Macedonia. Inutile pure pensare che possa andare male, quindi ci proietteremo poi per la finale di martedì 29, che sarà o in Portogallo, molto probabilmente, o in Turchia. E sarebbero comunque due campi caldi dove, in ogni caso, non vedo la nazionale favorita, quasi col Portogallo non la vedo favorita, con la Turchia al netto del livello tecnico che magari può essere superiore al nostro, però fra le defezioni che abbiamo e l'ambiente caldo che andremo a trovare in Turchia, insomma, ci sarà filo da torcere. Dico anche che secondo me, nella ipotetica e plausibile finale fra Italia e Portogallo a Lisbona o a Porto, non so dove sarà, vedo il pericolo arbitro, lo devo dire chiaramente, perché è un mondiale fatto insomma in Qatar, quindi un mondial business, e quindi se devo pensare a chi conviene, agli organizzatori del mondiale, se conviene di più avere Ronaldo il suo ultimo mondiale o l'Italia, io non ho dubbi sulla risposta, per cui siccome non sarà una finale,
voglio dire, scontata, ma sarà una finale equilibrata e diciamo decisa dall'episodio. Io credo che in un episodio mezzo e mezzo, come si suol dire, l'arbitraggio poi potrà condizionare la qualificazione. L'abbiamo voluto noi perché ci siamo messi noi in questa situazione. Tutti diranno: ma Jorginho ha sbagliato il rigore, ma Jorginho che sbaglia l'ultimo rigore con l'Inghilterra al mondiale, che risbaglia il rigore successivo in Italia contro la Svizzera. Ma perché deve ritirare il terzo rigore in Svizzera? Ma tu, Mancini, che ti danno un sacco di soldi, non sei in grado di importi e di dire a Jorginho: senti, prossimo rigore, non lo tiri tu, c'è Bonucci, c'è Insigne, ma pure Chiellini, ma basta che non lo ritirava lui. È ovvio che ha sentito la pressione e ha risbagliato il terzo rigore consecutivo importante e ora siamo qui a temere di non fare il mondiale per 12 anni consecutivi. Ebbene sì, perché abbiamo fatto l'ultimo mondiale nel 2014, mondiale che andò malissimo con Lippi, se ricordate, dopo il trionfo, no, con il mondiale con Prandelli fu nel 2014. Quello con Lippi era nel 2010, quindi dal 2014 al 2026, perché se non facciamo quello del 2022, andiamo al 2026, sono 12 anni. Ragazzi di 18 anni che si approcciano al calcio verso i 5-6 anni, almeno così ha fatto mio figlio, avranno fatto l'intera adolescenza e l'intera crescita fino a diventare maggiorenni senza aver visto l'Italia ai mondiali. Un danno per il calcio italiano e per tutto il movimento enorme che spero si possa evitare, ma ripeto, sono pessimista da questo punto di vista. Per cui ragazzi, vi saluto, non so se avete notato la mia nuova maglia di orgogliosamente bianconero OB, guardate dietro se vi piace, orgogliosamente bianconero. Trovate il mio numero insieme al link in descrizione del mio blog per poter eventualmente ordinare la vostra t-shirt preferita. Ho la polo, c'è la polo, c'è la t-shirt, ci sono le maglie per bambini, tutte le taglie fino alla quinta XL, per cui prezzi scontatissimi. Lanciamo questa linea perché dobbiamo essere tutti orgogliosamente bianconeri. Vi invito a iscrivervi al canale, attivate la campanellina, link, commenti e ci vediamo presto. Fino alla fine. Forza Juventus!